Ciao a tutti gli amici del 6%. Siamo Serena. No, però non puoi ridere così. Tocca a te. Ciao, siamo a SeaWorld. Ciao. Dawson City, cittadina nata ai tempi della famosa Gold Rush. Ciao a tutti amici del 6%, siamo Serena e Francesco e viaggiamo insieme da circa 10 anni, da quando questo matto mi ha convinto a fare un viaggio nei Balcani e soprattutto in Albania, e io di moto non ne sapevo niente. Da quel viaggio tragicomico non ci siamo più fermati. No, abbiamo viaggiato in Europa finché c'è terra, verso ovest in Portogallo, e verso est i più viaggi fino in Pamir, a confini con la Cina, d'estate o d'inverno ad esempio visitando alcuni paesi della costa nordafricana. L'anno scorso, presi dalla follia più totale, abbiamo spedito la nostra moto in Canada e abbiamo cominciato quello che è il nostro viaggio a tappe nel continente americano. Sì, perché ora la nostra moto, che di cui ci rimane altro che il quadro, è in Canada, Calgary. L'abbiamo parcheggiata lì dopo aver visitato partiti da Vancouver risalendo verso il nord fino al glaciare artico in Alaska e poi giù lungo tutta la costa del Pacifico fino in California, per poi rientrare in Canada attraversando il Nevada, lo Utah e altri stati, visitando i parchi naturali più belli degli Stati Uniti. E la moto è rimasta là perché l'idea era quella di tornare questa estate nel 2020 e proseguire il viaggio estate, autunno, inverno, un po' di primavera per raggiungere Ushuaia, la terra del fuego, in Sud America. Il viaggio è stato solo rimandato all'estate prossima, noi siamo fiduciosi di poter ricongiungerci con la nostra moto. Certo. E soprattutto siamo orgogliosi e molto contenti del fatto che il 6% voglia condividere con tutti voi le nostre foto, i nostri video di questo viaggio appena conclusosi. Allora non ci rimane che salutarvi con la speranza di tornare il prima possibile in sella sulle strade d'Italia, d'Europa e del mondo con le nostre moto. Buona strada a tutti!